Amici ed amiche biancocelesti, benvenuti alla rassegna stampa di Città Celeste, Corriere dello Sport, la prima pagina, Lazio, un altro Yılmaz. Tari annuncia una grande punta, le piste sono Eder, Altidor e Bocanì. Per quanto riguarda la primavera, Bollini verso la firma, il capitano Falasca, la mia tripletta, infatti all'interno troveremo anche un'intervista al giovane Falasca. Juventus e Lazio, così si domina una stagione. Lo leggiamo a pagina 2 del Corriere dello Sport. Bianconeri e biancocelesti conquistano tutto e si dividono i trofei, grazie a investimenti e scelte manageriali per volare anche in Europa. Nel dettaglio i conti della Lazio dal 2010 ad oggi, fatturato 90 milioni in questa stagione, monte stipendi lordo 40 milioni. Il più pagato è Hernanes con 11 milioni, il colpo a costo zero è proprio Miro Klose. Di spalla a destra il resoconto di questo fantastico finale di stagione, la Coppa Italia, Lulic gol alla Roma e Mauri alza il trofeo, e poi per i giovani lo scudetto in finale Atalanta KO, primavera campione. Poi ancora centropagina, rapporto qualità-prezzo, Lotito e Tare sono i migliori, le strategie della Lazio, i colpi di Candreva, Marchetti e Klose, e poi la primavera, i romani più Keita e Tunkara per 350.000 euro. In basso, il taglio basso, Supercoppa, avanza Toronto, finale tra Juventus e Lazio, la Lega tratta con gli americani, oggi forse la decisione, e dunque vedremo ancora. Per quanto riguarda il mercato, pagina 3 del Corriere dello Sport, Tare segue un altro Yılmaz per la Lazio, e Yılmaz è proprio il grande rimpianto del mercato biancoceleste. Un nuovo obiettivo in attacco tenuto segreto, il DS apre la caccia. E poi le ipotesi, l'abbiamo detto, Eder, Altidor, Bocanì e Bacca, vicini al profilo di Burak Yılmaz. La curiosità, un giorno vorrei allenare l'Albania, l'ha detto Iglitare. Di spalla a destra invece l'angolo di Franco Melli, nello storico vivaio della Lazio è tornata la meglio gioventù, e vediamo un po' nel dettaglio: Giordano, Manfredonia, Fiori, Domizzi, Di Biagio, Pinzi, Di Vaio, Di Cani, Agostinelli, Innesta e tanti tanti altri, dunque fantastici anni anche quelli lì. E poi ancora, eccola qui l'intervista al giovanissimo Falasca, pagina 4 del Corriere dello Sport, i miei 4 scudetti, da Stramaccioni al Trionfo Lazio, gli ho 24 anni giocando anche con Roma e Inter, Strama mi lanciò, Bollini un grande, Sanetti un vero esempio. A metà stagione, ha detto Falasca in questa intervista, eravamo lontani dalla vetta, poi la rimonta, ho pianto sul podio, e l'abbiamo visto anche molto molto commosso a fine partita nell'intervista. La mia famiglia è giallorossa, dice Falasca, io penso alla Lazio, voglio diventare un professionista. A chi ti ispiri? Lui parla di Ledesma ed Hernanes per quanto riguarda il gioco, e poi mi pongo al servizio della squadra. Passiamo a pagina 5, sempre del Corriere dello Sport, Lazio e Bollini verso il rinnovo, dunque tanto spazio, come giusto che sia, anche ai giovani della primavera. Il summit nella notte con Lotito, a offerte da Serie B e Lega Pro, può restare con la primavera e diventare il manager della futura Academy. E poi a centropagina l'iniziativa per i baby in stile Coppa Italia, cosa hanno fatto Marchetti e Candreva? Un video per caricare i giovani ragazzi di Bollini, visto prima della partita della finale contro l'Atalanta. La festa allo stadio, poi tutti al centro di Gubbio, qui vediamo le foto, i ragazzi hanno brindato fino a notte fonda, il conto del locale l'ha pagato Bollini, il premio di Petkovic, alcuni di loro con me ad Auronzo per quanto riguarda naturalmente il ritiro. Passiamo ancora al mercato, nuovamente a pagina 6 del Corriere dello Sport, Lazio e Genoa, ecco l'incontro, si parla di Granquis e Kučka, ci sarà questo vertice in settimana. Difensori, occhio a Dragovic del Basilea, Kouyaté dell'Anderlecht, poi su Bizarri c'è il Bologna e Diakité, come detto, al Sunderland. Ha firmato fino al 2017, invece parliamo di Crecco, un quadriennale per lui, che si prepara dunque per il ritiro ad Auronzo. Per quanto riguarda la politica, invece, di spalla a destra Campidoglio Marino, nuovo sindaco di Roma. Passiamo alla Gazzetta dello Sport. E torniamo ancora sulla Lazio, questa giovane Lazio è da Serie A, a pagina 11 della Rosea, da Cataldi a Keita e Tunkara, i campioncini di Bollini pronti a partire al ritiro con Petkovic, e qui vediamo proprio la foto del gruppo vincente, Candreva, Onazzi e Marchetti hanno fatto un video per dare la carica prima della finale, e l'abbiamo detto. L'intervista invece al profeta Hernanes, non basta la Coppa Italia, allo Tito chiedo di lottare per Scudetto ed Europa, e vediamo qui il profeta, mentre bacia la Coppa Italia, la vittoria sulla Roma è una svolta, la Lazio merita progetti ambiziosi, la società lo sa, in Confederations contro gli azzurri sarà dura. E poi si torna nuovamente sulla Supercoppa, sulla finale a Toronto, club vicino all'intesa, oggi la decisione.
Velocemente ancora a pagina 18 della Gazzetta dello Sport, il mercato di Aguité da Di Canio. Il Sunderland si fa sempre più italiano, oltre a Di Canio arrivano i dirigenti Angeloni, ex Udinese Inter, e De Fanti, mentre è stato ufficializzato l'ingaggio di Aguité, centrale svincolato dalla Lazio. E dunque salutiamo il nostro difensore. A pagina 30 invece del Messaggero chiudiamo qui, Lazio tutti pazzi per Cataldi. Per l'eroe della finale primavera è arrivata la nazionale, ama avere il numero 10, ha il gol facile e abita sulla Cassia. Lo volevano City e United, ma ha firmato un contratto con il club biancoceleste fino al 2015. Felice di restare, sono state le sue parole. E poi sulla Supercoppa, Toronto o Roma, cade l'ipotesi della Cina e velocemente sul mercato, Anderson ci siamo. E spunta l'idea di Megara, anche se circa un mese fa c'era stato questo accostamento, no, del giocatore del Siena alla Lazio. E poi in basso Lotito rilancia e garantisce il potenziamento della rosa e le parole di Tare, faremo altri 4 acquisti e poi, come detto, Di Canio di Aguité da Di Canio. Finisce qui la nostra rassegna stampa, quella di Città Celeste, una buona giornata da Simone Politi e da tutta la redazione.